Allora, innanzitutto chiariamo un attimo che cos'è l'ipnosi. Se io ti chiedessi che cos'è l'ipnosi, tu che cosa mi rispondesti? Allora, tu riesci ad estrarre una persona da una determinata cosa, farla concentrare su qualcos'altro e di conseguenza entra in un trance. Tu entri in trance e non che un trance entri dentro di te. Secondo me, poi non lo so, cioè tu mi fai concentrare per esempio sul colore delle mie scarpe e nel frattempo mi dimentico come mi chiamo. Io voglio vedere se riesci a farmi dimenticare barbuto sempre più. Trova la posizione più comoda, metti le mani di fronte a te, puoi fare un blocco unico con le mani, piegare i tuoi gomiti e pregare che tutto vada bene. Ora tieni gli indici separati, perfetto, e ora guarda lo spazio tra le dita. Più si avvicina, più sorridi, più si avvicinano. Ora inizia a immaginare che le dita si serrano insieme ai palmi delle tue mani, inizia a diventare un blocco unico di cemento. E ora sentirai che le mani diventano inseparabili. Ogni respiro le mani si fanno sempre più incollate. E ora se senti e provi a separarle, senti che c'è proprio una forza che te le tiene unite. Prova a separarle, davvero, senza fingere. Vedi com'è, è reale questa sensazione. Fai un bel respiro. Oddio, completamente benissimo. Le mani si separano, diventano come ali di una piramide, leggerissima. Al mio 3, risali, torni in superficie, ti senti completamente rigenerato. Inizi a sentirti carico, energico, fresco. 1, 2, 3, 1. Come stai? Bene. È cambiato qualcosa rispetto a prima? Sento le braccia lunghe. Ok. Ti insegno un'altra tecnica. Scegli quale delle due mani vuoi utilizzare per questo prossimo esercizio. Anzi, utilizziamole entrambe. Metti la mano destra con il palmo rivolto verso l'alto, questa la tieni così. Ora ti chiedo di chiudere gli occhi e immaginare che su questa mano ci sia un libro molto pesante. E qui invece ti chiedo di immaginare un palloncino ad elio molto colorato, leggero. Ora crea questa immagine di questo palloncino ad elio coloratissimo che vola verso l'alto. Stai andando benissimo. Appena tocco la tua mano, tu scendi e ti rilassi completamente. 1, 2, 3. Adesso scendi, la mano diventa come uno straccio bagnato sul pavimento, sciolta, molle e abbandonata. E ora anche l'altro braccio. E ora anche le spalle. Immagina di scendere in una scala che ti permette di entrare all'interno del tuo inconscio. 10, inizia a scendere lungo questa scala. 9, ti immergi in questa sensazione. 7, a ogni schiocco scivola e ti lasci cullare in questa sensazione. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ora, all'interno di questo giardino, potrai recuperare tutte le informazioni che adesso io ti suggerirò. La tua voce interiore, adesso, voglio che ti suggerisca di cambiare una sequenza numerica, il numero tra il 2 e il 4 possa svanire. La nuova sequenza è 1, 2, 4, 5. Questa nuova sequenza entra nella tua mente, tu la memorizzi. Quando ti chiederò che cosa c'è tra il 2 e il 4, sarà come una sorta di vuoto, un po' come quando hai qualcosa sulla punta della lingua. Appena schiocco le dita, questa è la tua nuova realtà. Appena schiocco le dita, apri gli occhi. Adesso. Buongiorno. Buongiorno. Allora. 4, 5. I conti proprio dall'1 al 5. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 4, 5, 6. Puntala anche l'altra mano. Quindi 6, 7. 7, 8, 9, 10, 11. E su due mani hai 11 dita o 10? 10. E perché conti 11? Riconta. Perché riconta le 2 e 4 non c'è nessuno. Ah ok, cioè nel senso è proprio 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1 più 2. 3. Quindi è ritornata l'informazione, benissimo. C'era qualcosa che non andava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vedi com'è cambiato? Metti le mani di fronte a te. Immagina Giuseppe. Che colore è il nome Giuseppe? Bianco. Bianco. Immagina Pablo con un altro colore. Che rosso. Colore è? Rosso. Ok. Ora guarda Giuseppe. Come ti chiami? Giuseppe. Ok. Immagina che io passo un pennello di colore rosso che trasforma il tuo nome nel nome di Pablo. Quando ti chiederò di dirmi come ti chiami, io voglio che tu legga quello che adesso io trasformerò, ok? Perché l'ipnosi è questo, è trasformare la propria realtà lentamente. Pablo. Come ti chiami? Pablo. Come ti sei sempre chiamato? Giuseppe. Ok, mentre io passo, immagina i tuoi genitori che ti chiamano Pablo, immagina tutte le persone che ti chiamano Pablo e trasforma il tuo nome per qualche minuto in Pablo. Immagina che io passo la mano e tu vedi tutta la tua vita a rallentatore. Benissimo. Se ora ti dico come ti chiami, Pablo. Se ti chiedo quali sono tutte le esperienze che hai vissuto in cui tu ti sei chiamato Pablo.
Benissimo. Quando ti risveglierai, Pablo sarà veramente la tua nuova realtà. Tocco questa mano per far sì che questa mano possa diventare leggera, benissimo, con i tuoi tempi, al punto di orientarsi come fosse l'ago di una bussola verso le istruzioni che io ti sto dando. Appena si orienta e tu scegli che la mano è diventata come l'ago di quella bussola rispetto alle mie istruzioni, tu ti orienti, scegli e a un certo punto ti fermi. A quel punto io saprò che davvero tutto quello che dico sarà per qualche secondo la tua realtà. Adesso, Giuseppe, immagina che ogni volta che io dirò barbuto, sempre piaciuto, appena tu penserai alla parola piaciuto, vorrei che tu immaginassi che la tua mascella diventi rigida come quelle mani che prima pregavano. Le tue labbra si serrano, tu saprai nella tua mente rispondere, ma le tue labbra, la tua voce, la tua gola inizierà a seccarsi ogni volta che io dirò barbuto, sempre, e sentirai proprio una sensazione strana che blocca le parole e non le fa uscire dalla bocca. Ora io ti dico Giuseppe, il tuo nome ritorna, Giuseppe, e quando dico barbuto sempre, e le labbra si serrano, barbuto sempre, e inizi a sentire che le labbra, anche se provano barbuto sempre, le labbra iniziano, la voce inizia a diventare strana, barbuto sempre, esatto, e inizi a sentire questo, il volume si abbassa sempre di più, e appena adesso sarai arrivato a zero adesso, io dico barbuto sempre, e l'ha avuto. La voce non arriva, barbuto sempre, barbuto sempre, benissimo. Al mio tre riapri gli occhi, tutto tornerà alla normalità, ma ogni volta che ti dirò barbuto sempre, le labbra poi inizieranno a tornare un po' secche, la voce si abbasserà. Uno, due, tre, buongiorno, apri gli occhi. Buongiorno. È strano, come è strano perché ognuno poi la vive secondo i propri tempi e le proprie capacità. Io mi sento confuso. Barbuto sempre. Barbuto sempre? Ti ricordi che prima era successo qualcosa? Ah, lo dicevo. Okay. Lo dicevi, ma ad alta voce? Normale. No. Barbuto sempre? Piaciuto. E così lo dicevi? Sì. E poi vedrai il video che lo dicevi così. Sì, lo dicevo così. Fai un bel respiro. Ok. Inizi a sentire che tutto il tuo corpo si immerge all'interno di una sensazione. Il suono ti aiuta a creare una sorta di ritmo nella tua mente che ti permette di scendere e rilassarti. Appena scenderai scivolerai mille volte ancora più in profondità rispetto a prima. Profondi immaginando che questo suolo sia come il materasso più comodo che hai vissuto in vita tua. E ogni volta che ti dirò la parola ipnosi, io voglio che tu sorrida come stai sorridendo adesso. Ipnosi, e sorriderai sempre di più. Ipnosi, e questo sorriso sarà incontenibile. Ipnosi, ipnosi. Ogni volta che dirò la parola ipnosi, allora potrai sorridere e divertirti. Se invece dirò la parola barbuto, puoi tranquillizzare tutto il tuo corpo e rilassarti. Quando ti risvegli, solo quella parola che prima ti ha fatto sorridere continuerà a farti sorridere. Uno, due, tre. È reale? Cosa? No, quello che vivi. Non lo so. Non lo so. Aspetta, posso? Siedi, siedi. Ipnosi. Ipnosi. Non è possibile. Ipnosi. Non è caldo te? No, io sì un po', poi quando vado in ipnosi c'ho caldo. Fate le serie, mi raccomando, serie. Ipnosi. Non è vero. No, ipnosi. E immagina invece che ora la parola ipnosi è una sensazione normale. Quindi anche un po' di malinconia, nostalgia, tristezza. Sentirai che ogni volta che dirò invece la parola ipnosi non sarà proprio piacevole, sarà una sensazione abbastanza faticosa da vivere. Uno, due, tre, apri gli occhi. Buongiorno. Buongiorno. Ora invece se io ti parlo di ipnosi, che sensazione provi? Niente, non ti fa più sorridere. Ok. Strano però. Se ti dico ipnosi. Molto triste. Ti dà un senso di malinconia, angoscia. Angoscia addirittura. Chiudi gli occhi un secondo, lascia andare il collo. Prova ad immaginare tutte le tue distrazioni, tutte le persone che non vorresti vedere, possa essere rappresentato da me. Tutto ciò che vuoi cancellare dalla tua vita, che ti serve per raggiungere il miglior barbuto possibile, rappresenti me, la mia persona. Voglio che quando tu ti risveglierai tu possa vedere tutti ma rendermi un estraneo, perché io sono i tuoi ostacoli, sarò come invisibile. 1, 2, 3. Buongiorno. Ciao. Come stai? Bene. Voi? Bene. Sei rilassato? State divertendo? Noi un sacco. Tu?
Io anche. Sei troppo carino. Grazie. Ma vedi qualcuno? C'è una prova contraria, sto parlando con qualcuno. Chi? Chi c'è? Cristiano. Bravo. Matteo, Giorgio e Sara. Bravo. E basta. Mi è piaciuto. Non c'è più nessuno, è sempre piaciuto. Cerchiamo di capire se siamo soli qui, perché abbiamo sentito dei fantasmi di là. Prima hanno sbattuto le porte mentre eri così. No, è vero, si vede niente. È vero. Sì. C'è lui, ma non lo conosco. Non lo conosci? Non mi conosce. No, è un'area negativa. Ha un'area negativa? Dai. Non ti piace? Vieni qua. Chi è, più o meno? Tipo, a chi somiglia? Una persona cattiva. Come si chiama lui? Non lo so, non mi interessa. Metti il dito così. Avvicinalo verso la sua fronte. Appena si tocca, tu scendi in quello stato di ipnosi. Benissimo. Esattamente così come mi hai escluso. Da oggi, quando ti sveglierai, tutti gli ostacoli saranno per te ininfluenti, non influenzeranno le tue scelte e le tue capacità. Adesso tutto tornerà alla normalità. Quando tornerà alla normalità, tu ti sentirai ristorato, tranquillo, sereno e felice. 1, 2, 3. Ti senti ancora un po' confuso? No, adesso mi gira di meno la testa. Ok. Però, certo, mi sento leggero come una piuma. Quindi lui che faccia? Come ce l'ha sempre avuta. Non ha una faccia da cattiva. No. Negativa. Non ha una faccia tipo da persona che non vorresti mai incontrare. No, guarda, chiudi gli occhi. Immagino che lui sia Giovanni, che ti parla in una lingua sconosciuta. Adesso lui ti parla in questa lingua e tu gli rispondi nella stessa lingua. Lui ti parla in questa lingua e adesso io voglio che tu risponda in questa lingua. Digli barbuto, sempre piaciuto, nella tua lingua. Voglio sentire un po' ad alta voce per sentire proprio il tuo slogan ad alta voce. Benissimo. Ed è barbuto sempre? Benissimo. Invece piaciuto al contrario, lo sai fare anche al contrario? Ok, quindi è barbuto sempre? Benissimo, ok. Ma adesso ok, benissimo, ok. So, parla in questa lingua per qualche secondo, così comunicherai con noi in questa lingua che potrai apprendere ogni volta che ti risveglierai, aprirai gli occhi e potrai parlare in questa lingua. 1, 2, 3, adesso. Buongiorno. Come stai? Benissimo. Andiamo a pranzo. Mi dici un posto di Milano dove si può mangiare verso le 2 che non è ancora chiuso? Ma si mangia carne, pesce? Ok. Bellissimo, ok. Il tuo slogan per i tuoi fan, i tuoi follower, cioè, qual è? Asala halle sela. Bello, che bello. Barbuto sempre? Alla sala halle hala. Vedi, eccolo qua. Che c'è scritto? Asala halle sela. Perfetto, prendi un bel respiro. All'altro te che è nello specchio. Dormi. Prova a dirglielo. Dormi. Di nuovo, finché lui non si addormenta. Dormi. 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 Tutto torna alla normalità. Voglio che tu, adesso, mentre immagini di essere pesante, vediamo se questa cosa riesce a immaginarla. Immagina di diventare una diva che parla come una diva. Sei una diva. 1, 2, 3, adesso. Come stai? Buongiorno. Ti senti bene? Benissimo. Dai, andiamo di là. Ti senti rilassato? Ho un po' le gambe rigide. Da loro però vorresti fare un massaggino? Sì. Sì. Sei molto rilassato, Sì, mi fa male la gamba destra, però. Perché? Sono stato in piedi, mi si è attricidita. Devi mettere così, a gambe rilassate. Ma questo sembra un abbocco di buono. Ma sei una ragazza. Ti faccio così. Ma io sono Giuseppe. Sei sempre Giuseppe. Ma sono una diva. Sei una diva. Ma io non esiste divo. Però se sei una femmina, perché ti chiami barbuto? Ma sono un maschio. Il diva è un po' voltavamo, no? Ma perché parli così? Prima non puoi. Più egocentrico, quindi. Tantissimo. Ma posso vedere come cammini, la tua camminata? Ma io cammino sempre così, perché io sono una diva. È proprio la tua camminata. Questa è la mia camminata.
gambe aperte, simbolo di sicurezza. Tu sei molto sicuro. Sono una diva, sicuro. Tu sei molto sicuro. Chiamo stretto qui il cuscino. No, no, sta attento. No. Mi fai paura. Ora immagina che questo cuscino è un bambino che è all'interno della tua pancia da diva. E adesso ti chiedo al mio tre di portarlo fuori come se stessi sentendo proprio delle contrazioni. E adesso voglio che questo bambino esca dal tuo stomaco. Fallo uscire, esce sempre di più. Senti le contrazioni, senti proprio una tensione allo stomaco, senti come aumenta e tu lo fai uscire sempre di più. Benissimo. Fa male però. Ah, fallo uscire, spingi. Ah, fa male. No, adesso fa male. Te lo tiro. Ah, spingi. È un gemello. Oh, fa male la pancia. Ah. Ok, tutto tornato. Oggi sto facendo troppe cose. Te la consiglieresti l'ipnosi come esperienza ad altre persone? Sì. Non è nulla di astratto, cioè alla fine è semplicemente immaginazione. Ti immergi in alcune immagini. Sì, ti lasci andare. Visto che il tuo corpo si rilassa, tu sei più concentrato. Ti lasci andare, ti vivi un viaggio.